In provincia di Teramo esiste una rete fortissima per le donne, fatta di accoglienza, sostegno e servizi. Per cominciare, la ginecologia e l'ostetricia degli ospedali di Teramo e Sant'Omero, che hanno ottenuto il premio dei bollini rosa dal Ministero della Salute come strutture vicine alle donne. Se ne è parlato durante un convegno promosso in occasione dell'8 marzo dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo e dall'ASL, che puntano molto alla medicina di genere. Ma la medicina di genere è veramente una rivoluzione? Certo, è la rivoluzione più importante nel campo della salute della donna. Rivoluzione importante, lo vedremo proprio oggi, l'8 marzo, perché per medicina di genere, nata come medicina per difendere i diritti femminili, è diventata adesso una branca veramente portante e un orgoglio per la donna, che non deve solo più rivendicare i suoi diritti anche in campo sanitario, il diritto alla salute, il diritto ad avere le cure migliori, ma diventa protagonista. Tante le eccellenze sanitarie e sociali a disposizione gratuitamente delle donne teramane. Intanto il percorso del Codice Rosa nei 4 pronto soccorso degli ospedali dell'ASL di Teramo, dedicato alle vittime di violenza, e il Centro Antiviolenza Provinciale La Fenice, che offre gratuitamente sostegno psicologico e legale alle donne che hanno subito abusi. 5 anni di Codice Rosa, qual è il suo bilancio? Il bilancio è estremamente positivo, le persone cominciano a conoscere questo tipo di percorso di accoglienza, anche di cura e di presa in carico che c'è all'interno del pronto soccorso di Teramo, ma che stiamo estendendo anche agli altri 3 pronto soccorsi. Qual è il percorso che si fa in ospedale per una donna abusata? Il nostro personale infermieristico, che è quello che per legge gestisce l'accoglienza, il triage, è in grado di riconoscere quella situazione un po' borderline, protegge immediatamente questa persona, segnando tra l'altro un codice giallo, che vuol dire ti faccio passare alla visita prima possibile, perché uno dei pericoli è anche il fatto che la persona ha trovato il coraggio di arrivare e poi per mille motivi può andare via e allora non la agganci più. Gli ultimi dati del Centro Antiviolenza La Fenice. Allora, il Centro Antiviolenza La Fenice nel 2017 ha avuto 70 donne che si sono rivolte al centro per chiedere aiuto per uscire da una situazione di violenza. Diciamo che le donne che si rivolgono a noi sono equamente distribuite, diciamo, dai 18 fino ai 60 anni. In genere subiscono violenza dal marito oppure dal fidanzato o dall'ex.